E tra le mostre in attesa di riapertura in Toscana, quella dedicata ad Ottone Rosaia Montevarchi. Pitture e disegni realizzati tra le due guerre di collezioni private offrono un'immagine inedita e straordinariamente attuale del pittore fiorentino che aveva grandi estimatori, alcuni sorprendenti. Monica Carovani. Finestre come occhi chiusi, strade vuote, figure silenziose, mute. Immagini preveggenti di una situazione surreale. Le nostre città durante lockdown. Le dipinse 100 anni fa Ottone Rosai. La mostra, allestita al Palazzo dei Podestà di Montevarchi, è di un'attualità sconvolgente. Visti i tempi, vista la pandemia, il Covid, questo senso di smarrimento che tutti noi proviamo, basta riguardare i suoi personaggi, questo pessimismo cosmico che è da associare a quello leopardiano, nel quale noi riconosciamo la nostra inquietudine esistenziale. Artista immenso Rosai, ma uomo travagliato, un'esistenza sempre in bilico, studente ribelle, giovanissimo frequente futuristi, qui l'acerba diventa una trattoria. Va a volontari in guerra, ma nel 22 è costretto al lavoro nella bottega di famiglia per il suicidio del padre, falegname a Firenze. Una tragedia che continuerà a ossessionarlo e influirà sui soggetti e i colori. Le sue figure sono figure universali, ovvero noi incontreremo uomini taciturni, soli, ovunque, nel mondo. E questa è la grandezza di Rosai. Era un gigante, alto 1,92 m, imponente e scontroso. Qui alcune sue rarissime foto lo vedono sorridere. Accusato di essere fascista negli anni 20 e comunista nel dopoguerra, ha vissuto isolato prima in via Toscanella, poi nella splendida via San Leonardo. Vicini, la moglie e pochi amici, tra loro Vasco Pratolini. E i suoi quadri, stradine che nascondono la fine dietro una curva, famoso per i paesaggi toscani ispirati ai grandi del Trecento. Ma neanche i riconoscimenti degli anni 50, la cattedra e l'Accademia di Firenze hanno cancellato quel male oscuro che ha affascinato grandi artisti a partire da Francis Bacon, che lo definì uno dei più grandi pittori del Novecento. E Charlie Chaplin, sì. Proprio Charlot. E suonatori, musicanti, viandanti, questi ultimi, tra virgolette, che Rosai cantava, non erano poi gli ultimi del cinema di Chaplin. Rosai vedeva i film di Chaplin, ne era ammirato. Chaplin poi vede un quadro di Rosai, gli innamorati, fidanzati, nel 1934, e quel quadro gli rimane a tal punto dentro da concludere tempi moderni, la scena finale è appunto un omaggio a Rosai.